Cesare, è dura star fuori? Quanto è dura? Tanto, anche perché comunque purtroppo appena arrivato, rinvio della partita e la stessa giornata, un infortunio purtroppo abbastanza importante che non mi permette di stare insieme alla squadra, e questo per me è un dispiacere, perché comunque mi sento anche un po' in difficoltà, perché nei confronti della società che ha creduto in me, della squadra, dei compagni, non poter magari in questo momento riuscire ad aiutare, a dare il mio contributo, dispiace. Purtroppo non ci si può far nulla, voglio cercare di fare il prima possibile e star bene. Tutti vorrebbero Bovo in campo, però probabilmente non ce la farai né con la gara con la Fiorentina né con quella della Lazio. Beh, la Fiorentina sicuramente. E poi andiamo un po' giorno dopo giorno, perché ripeto, l'infortunio è stato abbastanza importante, quindi bisogna valutarlo giornalmente. Le cose stanno andando, credo, abbastanza bene, però dare un tempo in questo momento mi viene difficile. Da fuori dalla tribuna come stai vedendo il Pescara? È giusto ancora crederci o con questi numeri sarebbe più opportuno iniziare a pensare alla prossima stagione? Beh, sicuramente i numeri non sono il massimo, però credo che sia giusto. Io personalmente ci credo, come tutti i miei compagni, tutti noi lavoriamo giornalmente perché comunque ci crediamo. È una situazione difficile, questo nessuno lo può mettere in dubbio, però c'è la possibilità e noi ci crediamo, vogliamo provarci e questo è sicuro. I risultati dell'ultima giornata hanno visto la vittoria del Crotone con l'Empoli e il pareggio del Palermo a Napoli. Questi due risultati cosa significano per il Pescara? Beh, sicuramente le squadre che stanno sotto ci credono tutte, quindi sono vive. Il Palermo ha fatto un ottimo pareggio a Napoli e il Crotone ha fatto una bella vittoria con l'Empoli, che paradossalmente per noi è anche meglio, nel senso, secondo me, a livello di numeri. Quindi adesso sta a noi, adesso dobbiamo iniziare noi a cercare di fare qualche vittoria, perché è arrivato il momento, credo. È difficile, ma mollare assolutamente no. Ripeto, noi ci crediamo e vogliamo provare a fare questa impresa, e questo lo garantiamo.